Adesso cerchiamo di insidiare delle trotteridee di buona misura. Usiamo un verme della Biwa, il Venom Tail, colorazione cinnamon o se preferite colorazione carne. Questo verme verrà innescato su una testina della Matsuo, colorazione bianca, è disponibile in altre 4 colorazioni. L'innesco sarà fatto lungo tutta la lunghezza della testina, facendo fare al verme anche una leggera curva sulla curvatura dell'amo, come potete già vedere da tassinari. Adesso lanceremo nella buca che potete vedere là, per cercare sul fondo, facendolo saltellare, qualche pesce di buona taglia. Andiamo a cercare questi pesci. Ribadisco il concetto che oggi c'è stata data concessione dall'ente della Valtrebbia di praticare il catch and release, perché altrimenti in questa riserva è obbligatorio trattenere le trote fino a una quota di 5 pezzi. Ah, slamato! Con delle correnti così forti non è facile riuscire a tenere allamato il pesce, perché con gli ami senza ardiglione si riescono a liberare, girandosi riescono a liberarsi. Ho visto un'idea veramente grossa che ha seguito l'esca. Ah no! È venuto a mangiare qua sotto, non ha neanche mangiato, proprio per aggressività. Ha beccato contro alla testa piombata, probabilmente si è attaccata per di fuori. Come avevo detto, ha sfregato sulla testa piombata, si è lamata per la guancia. Slamiamola immediatamente. Liberiamola subito, pesce combattivissimo. Bene, facciamo adesso un breve excursus sulle esche utilizzate in questa battuta di pesca. Allora, abbiamo iniziato la battuta utilizzando delle esche di reazione, come possono essere i Kimchu della Matsuo. Oggi li abbiamo utilizzati nella misura più piccola, questa qua, due pollici, colorazioni abbastanza naturali abbiamo utilizzato oggi. Dopodiché siamo passati a delle esche siliconiche, il Venom Tail, colorazione cola e colorazione cinnamon. Un'altra esca molto catturante oggi è stato, sempre della Biwa, l'Hypnotic Shad, che ricordo avere la particolarità di questo occhietto sulla coda che lo rende estremamente catturante. A queste esche abbiamo abbinato delle testine piombate sempre di Matsuo in diverse colorazioni e misure. Facciamo adesso una piccola introduzione delle esche metalliche, sia di casa Matsuo che di casa Biwa, distribuite sempre dal marchio Ricast. La prima è un classico rotante che viene proposto in diverse colorazioni e nella confezione viene anche dato già l'amo singolo. Biwa invece propone questa esca full metal, che è il Kong,
in due misure diverse. È un'esca estremamente catturante che va a rasentare il fondo con queste due palettine che girano vorticosamente creando dei luccichii nell'acqua estremamente catturanti per le trote e tutti i predatori. Ricordo che tutte queste esche vengono distribuite dal marchio Ricast, che si propone sul mercato oltre che con delle canne completamente made in Italy, con delle esche di natura giapponese e americana. Per questa splendida giornata di pesca ringraziamo l'Hotel Miramonti, l'associazione Alta Valtrebbia che ci ha consentito di pescare in questa splendida riserva. Consiglio a tutti quanti di venire qua a passare una giornata e ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti! Ciao! E colorazione a yeye. Com'è che si chiamava questa? Cinnamo! Aieie, brazo! E colorazione? Aieie, brazo! Vedi l'età? Giapponese e americana. Mi si è appoggiato un piumino sull'occhio, perdonami. Devi soffrire in silenzio. Si noti che ho una sassata in una tempia. La sassata della tempia l'ho sempre odiata.